Luca, ancora è calda, caldissima questa gioia dopo questa marcatura. Ti sei ripetuto con un gol che definire spettacolare forse riduttivo, ma raccontacelo tu perché non abbiamo parole. No, niente, dai, ci ho riprovato, ero in fiducia. Niente, ho visto il portiere in mezzo, ho provato a cacciare sul pallo suo, è andata bene fortunatamente. Dai. Sono contento per la squadra, per la società e per i tifosi che anche oggi ci hanno manifestato vicinanza, ecco, quindi niente, dai, sono contentissimo. È una tua specialità il calcio da su punizione o lo stai scoprendo adesso? Guardi, sembra una follia, ma sono i primi due gol su punizione. Devo ringraziare Mister Rami che ci ha insegnato qualche trucchetto, dai, mettiamolo così. Prescindere da questo, una battuta veloce sulla gara, molto combattuta, molto vivace, abbiamo avuto un predominio però poi non riuscivamo a metterla dentro. Diciamo che è stata una partita molto tosta, dai, è un po' maschera, quindi ci serviva l'episodio a nostro favore per sbloccarla, è andata bene, siamo contenti così, dai. Le vittorie fanno bene, insomma. Le vittorie fanno bene, danno morale e tutto. Renato, scusami se ti disturbo, ma ci tengo a dedicare questo gol a mio fratello. Assolutamente sì, per carità, sei il padrone, oggi sei il padrone di questo terreno, per cui ben venga questa dedica, ci aggiungiamo anche noi, facciamo migliore auguri. A forza d'oro, ragazzi. Sempre.